Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi parliamo di mediazione creditizia, ma non soltanto di mutui, ma anche di finanziamenti alle aziende. E lo facciamo con un grande esperto di mutui, che è Samuele Lupidi, che è CEO di Alfa Credit, che salutiamo e ringraziamo per essere arrivato qui apposta per noi oggi. Grazie, grazie Gerardo. No, grazie a te. Allora, Samuele, partiamo subito con questa riflessione. Le banche stanno cedendo territorio, chiudono gli sportelli, quindi cominciano a mancare il contatto col territorio. In questo contesto, e quindi la difficoltà di accedere anche al servizio fisico, la rete di mediazione del credito, che futuro potrebbe avere? Allora, sicuramente sta avendo è centrale la società di mediazione creditizia in un mondo in cui, come dicevi tu, le banche stanno riducendo il numero delle filiali. Chiaramente però la società di mediazione creditizia non deve commettere lo stesso errore che hanno commesso le banche, e cioè rete fisica molto ampia, filiali, orari ben precisi, e non dico per le operazioni di sportello che ormai stanno andando tutto, no, sulle app, l'online, certo, eccetera, ma parlo della consulenza. Quindi la società di mediazione creditizia deve essere capace di andare sul mercato in multicanalità. Per fare questo c'è bisogno di struttura, c'è bisogno di essere organizzati e quindi di essere prossimi al cliente. Quindi questa è la vera attenzione per vincere in un mercato come quello che stiamo vivendo, e tra l'altro i numeri parlano chiaro, cioè che la percentuale di credito intermediato sale ogni anno di più. Ecco, quindi questo un po' a testimoniare il fatto che le banche in qualche modo saranno i vostri referenti più che i referenti degli utenti finali, almeno sulla parte mutui in prospettiva. Sì, guarda, io per lavoro fino al 2019 ogni anno andavo nel mondo anglosassone, che è la patria del brokeraggio, e anche facendo una prova in una banca, no, chiedendo se potevamo accedere a un mutuo, il funzionario della banca ci disse: rivolgetevi a un broker, uno qualsiasi, perché così sicuramente riuscirete ad avere il credito prima. Ecco, probabilmente arriveremo a quel momento, sì, e quindi sarà la vittoria, no, per chi fa consulenza e intermediazione del credito. Ah, questo è molto interessante, anche in un'ottica di specializzazione e verticalizzazione, perché l'impiegato di banca oggi non ha l'informazione, quella competenza, quella formazione, voglio dire, specifica anche sul singolo prodotto. Quindi è giusto, insomma, che ci sia spazio per nuove figure, ecco, professionali. Restiamo nei mutui, ma restiamo anche, insomma, in questo clima che oggi è ancora di incertezza, no? Quindi post pandemia, guerra e tutti quegli effetti diretti e indiretti che toccheranno in qualche modo l'economia internazionale. Quali sono, diciamo, alcuni accorgimenti che tu suggeriresti, indicazioni che suggeriresti a chi oggi ha bisogno di tracciare una rotta sicura per arrivare al mutuo casa? Che sfera di cristallo, però sì, insomma, ecco, siamo tra amici. Ecco. Esatto. Allora, guarda, direi sicuramente che l'investimento sull'immobile è ancora di gran lunga quello da preferire. Sicuramente l'acquisto con un mutuo è da preferire anche a chi avrebbe i mezzi per poter fare l'acquisto. No? Ah, quindi c'è tinti la liquidità. Sì, esattamente. Perché la liquidità in questo momento è un vantaggio assoluto, e quindi accendi un mutuo, no? La rotta sicura la trovi soltanto facendo una consulenza preventiva che sia davvero fatta con attenzione da un consulente preparato. Non mi fermerei alla mia banca, perché ha quel prodotto che magari non soddisfa le mie esigenze. Quindi un broker che è preparato, quindi
dico, noi in Alfa Credit li formiamo continuamente, sì. Però anche altre società fanno questo l'onore del vero. Un broker preparato è capace di dare la giusta consulenza per il mutuo su misura, quindi non lascerei le cose al caso, ma farei grande attenzione al prodotto che andrei a prendere. Flash, parliamo di tassi, oggi cosa consiglieresti? Dire no, andate su un fisso oppure un variabile con rata protetta? Esattamente, mutuo con rata protetta, con un cap, sì. Variabile, perché sicuramente si potranno avere delle buone soddisfazioni e una relativa protezione e copertura. Ok, allora io so che Alfa Credit non è soltanto mutui per l'acquisto di casa, ma è anche consulenza del credito per le aziende. Devo dire che sono poche le reti di mediazione del credito, le società che fanno questo, che si rivolgono in modo specifico alle aziende. Voi lo avete fatto per scelta, proprio con una sezione, un dipartimento della vostra struttura che si occupa di parlare con gli imprenditori. Ci vuoi raccontare questa esperienza? Sì, esattamente. Per fare credito aziendale occorre grande competenza, molta specializzazione, quindi non potevo mandare i miei collaboratori nel mercato a raccontare cose che non sanno. Quindi noi abbiamo degli specialisti del credito per le aziende, un back office strutturato verticale dedicato alle aziende e poi un accordo con società fintech, non solo che erogano utilizzando degli algoritmi di merito, ma anche la società che ci permette di preparare, di fare l'istruttoria della pratica elettronica di fido. Poi a seconda se la mandiamo ad una banca che è capace di ricevere in modalità elettronica oppure in modalità tradizionale, ecco che facciamo l'invio in un modo o nell'altro. Però la pratica è preparata velocemente utilizzando dei sistemi, appunto, dicevo, tecnologici, delle piattaforme che ci aiutano a performare. Chiaramente ha un costo questa struttura, però è a totale vantaggio dei nostri collaboratori. Ok, e giusto per dare un'idea, che dimensione deve avere un'azienda? Ecco, qual è il vostro target? Perché parliamo di PMI, sì. Ma parliamo di PMI che hanno fatturati di qualche milione? Sì, ecco. Allora direi che per essere apprezzabile la nostra attività, il fatturato deve essere da 1, 2 a 30, 40 milioni di euro, okay. Di ricavi, sì. Annui. Questo ci dà la possibilità di esprimere al massimo le nostre potenzialità. Sono di norma quelle aziende che non hanno una struttura interna di gestione della finanza, non hanno il CFO interno e quindi hanno sicuramente bisogno di più competenze esterne, anche magari temporanee, per assisterli nella gestione della finanza. Ok, allora parliamo di crescita invece in relazione ai consulenti del credito. In che direzione sta andando Alfa Credit oggi? Tu, Gerardo, sai perfettamente, noi siamo, pur se la società esisteva dal 2013, quando siamo entrati noi nel giugno 2020 c'erano 5 collaboratori. Periodo di pandemia piena, oggi siamo più di 80 e altri 10 sono in entrata. Quindi io, se mi guardo indietro, dico abbiamo fatto un grandissimo lavoro in un periodo davvero molto impegnativo. Abbiamo tutte le convenzioni per operare sia nei mutui che nei prestiti, che nelle cessioni del quinto, che per l'aziendale. Quindi direi che la crescita è stata notevole, ma questo non è un mercato per operatori medi, piccoli o medi. Questo è un mercato per operatori strutturati. Bisogna alzare il numero. Bisogna alzare il numero, bisogna alzare la struttura, quindi noi siamo assolutamente a favore di crescita organica ed inorganica, cioè la possibilità di essere davvero importanti per il mercato, perché soltanto in questo modo possiamo fare la differenza. Quindi i piccoli purtroppo non vedo un grande futuro nel... Non è sempre bello, piccolo non è sempre bello. Non è sempre bello. Quindi tu dici crescita nel numero dei consulenti, ma apertura anche verso
eventuali acquisizioni o magari coinvolgimento in compagini diverse? Allora, cioè, se possibilista su questo. Io sono sicuramente a favore del mercato, che non è un mercato fatto per piccoli e medi operatori, okay. È un mercato fatto per operatori strutturati. Noi abbiamo, diciamo, dei soci, no, che sono dei soci strutturati, sì. E quindi capiamo bene quanto possa fare la differenza operare in un contesto, sì, oppure in un altro. Dico in generale che rimanere piccoli non è la soluzione. Non paga poco. Non, no, paga. Certo. Allora, come me tu hai il pallino per la digitalizzazione dei processi, ne abbiamo parlato durante pranzi, cene, convegni, insomma è un po' il nostro comune chiodo fisso, ecco. Secondo te stiamo davvero riuscendo a tagliare i tempi di istruttoria ed erogazione dei mutui o, se ci sono, esistono ancora colli di bottiglia? Ma guarda, i colli di bottiglia paradossalmente sono dati dagli intermediari finanziari che, come dicevo prima, non tutti riescono a ricevere la pratica digitalizzata. Noi la piattaforma per digitalizzare ce l'abbiamo, la, sì, utilizziamo, abbiamo la piattaforma, come ti dicevo, per la istruttoria totalmente elettronica della pratica di finanziamento per le imprese, che significa banalmente mettere dentro la partita IVA, il codice fiscale, e da lì si scatenano una serie di interrogazioni nei vari sistemi, per cui si assembla molto più velocemente la pratica con maggior precisione. Il collo di bottiglia poi, come dicevo, è dato dalla banca che deve ricevere questa pratica, istruita in un modo o in un altro, e quindi... Ma da lì però non si scappa, quindi noi non torniamo indietro, nel senso che in questo momento facciamo un po' come ci chiede l'intermediario, sì, 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 ma dall'altra parte noi continuiamo a investire e andare avanti proprio per digitalizzare, perché tra poco... Sì. Anche le banche dovranno tutte adeguarsi al nuovo sistema. Sì, un po' come la fibra ottica, no? Dice sì, la fibra, però, esatto, poi arriva, si incrocia col doppino di rame e quindi cala la performance, eh sì, e ti arriva in casa una pseudofibra che fibra non è. Ecco, prima o poi quell'ultimo miglio, sì, sarà, sì, colmato, e quindi noi saremo già pronti. Ok, e una domanda, rispetto alle banche tradizionali, le banche digitali, che nascono già digitali, presentano lo stesso questo tipo di collo di bottiglia oppure no? No, hanno, okay, però un altro difetto. Ok. Se magari... Troppo asservite ai sistemi automatici. Esattamente, okay. Quindi non considerano il fattore umano, sì, che invece è comunque determinante, sì, nel gestire la valutazione, esattamente, sì, perché... Bisogna spiegarla, no? Una pratica, sì, soprattutto aziendale, quindi, sì, se tu ti limiti a prendere, però è una scelta di, sì, mercato, no? Tagliando fuori gli estremi, sì, prendono la parte centrale e la portano a casa. È un mercato, ma c'è anche tanto altro mercato che potrebbe essere aggredito. Ok, allora parliamo dei giovani e parliamo dei benefici, no? Per gli under 36. Chi ne beneficia, no, e come? Sì, se allora, ci sono ancora. Sì, sì, il decreto sostegni bis ha confermato per i giovani questo sostegno, appunto, all'acquisto della prima casa. Quindi se richiedono un mutuo con LTV superiore all'80%, sì, la banca può arrivare tranquillamente a dare anche il 100% del mutuo, perché l'80% sarà garantito. C'è Consap che garantisce. Esattamente, okay, dallo Stato. Quindi, così come tutta la parte, diciamo, di esenzione del costo, lo 0,25 della tassazione del mutuo, oppure tutte le tasse sull'acquisto dell'immobile. Quindi sicuramente c'è questo beneficio ed è un vantaggio, sì, per coloro che possono permetterselo, perché comunque diciamo, poi la rata va pagata. È vero, che certo, è garantita, sì, ma devi poterla pagare. Certo, io sento un po' di rumori, no, in relazione a questa situazione, dove, insomma,
si racconta che le banche siano un po' disamorate rispetto al finanziamento dei mutui verso i giovani. Quindi ti chiedo, da detto ai lavori, se puoi rispondere, se il sistema bancario è pronto a continuare ad assecondare la politica, ecco, delle agevolazioni, oppure se qualcosa sta cambiando. Ma guarda, alcune banche non entrano in questo mercato, okay, perché comunque ci sono delle restrizioni che riguardano il tasso, per esempio, no? Che non può superare una certa soglia, quindi anche gli spread... È poco remunerativo per le banche? Per alcune banche, okay, è poco remunerativo. Okay. Però ci sono delle banche che invece vanno utilizzando, diciamo, tutte le agevolazioni statali, e quindi lo spazio per finanziare i giovani c'è ancora. Bene, bene. Allora, ricordiamo il sito web per eventuali, insomma, candidature, ecco, tra le file dei consulenti del credito di Alfa Credit, sì, che è alfacredit.it. Perfetto, quindi facile, Alfa Credit col PH. Col PH. Lo specifichiamo. Bene. Sì. Samuele, grazie per essere stato con noi. Grazie. Sai a te. Che periodicamente ti chiamiamo e faccio raccontare un po' di novità. Grazie a te. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Alla prossima!